Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di TRM H24. In apertura la cronaca, incidente mortale sulla statale 100 all'altezza di Mottola, il bilancio è pesantissimo, 3 morti e 2 feriti. Il servizio. E di 3 morti e 2 feriti il bilancio del tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 100 Taranto-Bari, in località San Basilio, frazione di Mottola. Probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, nei pressi dell'hotel Cecere, un mezzo pesante che trasportava uva e un'automobile si sono scontrati violentemente, terminando la loro corsa nella scarpata adiacente alla carreggiata. Le vittime, tutte di origini asiatiche, viaggiavano a bordo di una Volvo XC60 insieme a una quarta persona, attualmente ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'autista del TIR, un uomo di nazionalità italiana trasportato per accertamenti al San Pio di Castellaneta. L'uomo, a quanto si è appreso, è stato sottoposto a un attacco e detenuto in osservazione, ma i traumi che ha riportato non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto con 4 mezzi, carabinieri della compagnia di Massafra e Mottola, i vigili del fuoco e la polizia locale di Mottola. Quel tratto di strada della statale 100 è stato già teatro in passato di incidenti gravissimi. Ancora cronaca, 6 arresti ad Andria per furti, rapine, riciclaggio di veicoli. Si parla di un gruppo spregiudicato e organizzato, come ha confermato il comandante provinciale dei carabinieri, che ha dichiarato è stata lesa l'economia legale. Sentiamo. Sono accusati di aver fatto parte di un gruppo che per mesi avrebbe messo a segno furti, rapine e riciclaggio di mezzi rubati. In 4 sono finiti in carcere, 2 agli arresti domiciliari. Questo è il bilancio di un'operazione dei carabinieri ad Andria. Le misure cautelari sono state disposte dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della Procura. L'indagine è stata denominata Raptor, ovvero rapace, per le modalità messe in campo dal gruppo. Abbiamo compiuto uno sforzo ciclopico di controllo del territorio per contrastare l'attività degli indagati, che si sono rivelati un gruppo organizzato, spregiudicato e pronto a tutto pur di portare a termine i furti e le rapine pianificate. Le parole del comandante provinciale dei carabinieri di Barletta Andria Trani, il colonnello Massimiliano Galasso, riguardo all'operazione. I 6 arrestati sono tutti di Andria. Si tratta di Massimo Grillo di 51 anni, Nicola Sgramella di 48 anni, Pietro Moschetta di 45 anni, dei cinquantenni Vincenzo Lombardi e Riccardo Zingaro e Giovanni Terlizzi di 39 anni. Una organizzazione retta da 3 di loro che decidevano e pianificavano i furti e le rapine da compiere, gli altri invece avrebbero avuto compiti legati alla logistica oppure erano vedette che avvisavano del possibile arrivo delle forze dell'ordine, ha spiegato il colonnello. L'indagine, durata 3 mesi, da dicembre 2023 al marzo scorso, ha permesso di accertare che il gruppo sarebbe responsabile di una rapina ai danni di un'azienda dei trasporti di Andria, di 3 furti messi a segno a Matera, Trani e San Benedetto del Tronto, di uno tentato a Trani e del riciclaggio di un trattore stradale risultato rubato. Nel loro mirino finivano per lo più mezzi pesanti e macchine operatrici, una refurtiva del valore di oltre 400.000 euro che abbiamo recuperato, ha chiarito il maggiore Paolo Milici, responsabile del nucleo investigativo dei carabinieri BAT. 3 le possibilità di uso dei mezzi rubati, ha puntualizzato Galasso: la restituzione alla vittima previo pagamento di una somma di denaro, la vendita su mercati paralleli e l'ultima consiste nell'incendiarli. Questi sono reati che incidono sull'economia legale, perché togliere un mezzo d'opera a un'impresa vuol dire non solo bloccare la produzione, ma anche perdita di posti di lavoro, ha concluso Galasso. Cambiamo argomento. Oggi è una giornata decisiva per Acciaierie d'Italia. Scade infatti il termine per presentare le offerte d'acquisto. Le manifestazioni di interesse arrivate sarebbero in tutto 13, tra cui quella del gruppo italiano Marcegaglia, interessato però soltanto agli impianti del nord. Sentiamo. Conto alla rovescia per l'ex Ilva, che nelle prossime ore conoscerà il suo destino. Scadranno a mezzanotte i termini per presentare le manifestazioni di interesse per la vendita dell'ex Ilva dopo il bando stilato a fine luglio dai commissari straordinari. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy aprirà le buste con le manifestazioni di interesse per il polo siderurgico. In pollo ci sarebbero il gruppo ucraino Metinvest, le indiane Vulcan Green Steel e Steel Mont e la canadese Stelco, le uniche per ora interessate all'intero gruppo.
gruppo. Tra le altre che guardano di più ai singoli asset ci sarebbero le italiane Marcegaia, Iarvedi e interessato è anche il colosso giapponese Nippon Steel, che nelle scorse settimane aveva preso contatti con il governo. Dopo il commissariamento dell'ex colosso siderurgico, quello di oggi rappresenta un passo concreto deciso dal governo lo scorso febbraio. Il bando firmato dai commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria e dai commissari di Adi in amministrazione straordinaria ha messo sul mercato tutto il gruppo. La manifestazione di interesse potrà essere fatta per acquisire i beni e le attività aziendali di Ilva in amministrazione straordinaria, Acciaierie d'Italia, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi. Tra queste ci sono Ilva Servizi Marittimi, Ilva Form, Taranto Energia, Socova, Adi Energia, Adi Servizi Marittimi, ma anche Adi Tubiforma e Adi Socova. La priorità su indicazione dei commissari sarà data alle manifestazioni di interesse complessive. La speranza ribadita dai sindacati e dagli amministratori locali è che si arrivi alla vendita in blocco, evitando il rischio spezzatino che metterebbe a repentaglio posti di lavoro e rami d'azienda. Dalla vendita degli asset, i commissari ritengono di poter ricavare una cifra intorno al 1,5 miliardi di euro. Ad oggi i dipendenti di Acciaierie d'Italia sono attualmente poco meno di 10.000, dei quali 6.700 operai. Restiamo in tema lavoro, ci spostiamo a Bari per il Consiglio Generale della CISL. Tanti temi all'ordine del giorno, la sanità, le risorse del PNRR, ma soprattutto il ruolo del lavoratore nel sistema produttivo. Presente anche il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci. Sentiamo. Far diventare i lavoratori parte integrante del sistema produttivo, ma soprattutto parte attiva delle imprese. È l'obiettivo a cui punta la CISL Bari. Partecipazione e dialogo sociale, infatti il titolo dell'ultimo Consiglio Generale organizzato a Bari. Tanti temi all'ordine del giorno, il rilancio del sistema socio-economico della Puglia, la riattivazione dei tavoli più importanti a livello regionale, come la sanità e le risorse del PNRR, sempre con uno sguardo rivolto al futuro dei lavoratori. I lavoratori diventano parte attiva delle imprese, quindi in termini organizzativi, consultivi, finanziari, ma sicuramente di quello che deve essere anche il destino delle imprese, perché in questi anni spessissimo è accaduto che tanti lavoratori hanno ricevuto con un semplice SMS anche il messaggino di licenziamento o altre decisioni delle imprese. Rendere protagonisti i lavoratori, sicuramente la legge sulla partecipazione che come CISL stiamo chiedendo a questo governo, a questo Parlamento, anche frutto di una nostra grossa iniziativa di raccolta firme e di proposta di legge, va in quella direzione auspicata, perché significa rendere il lavoratore partecipe alla vita delle aziende nei suoi aspetti organizzativi, nei suoi aspetti, negli aspetti strategici. Tra le vertenze da affrontare quella dell'ex Ilva, la Regione Puglia ha confermato l'impegno nel supportare l'indotto produttivo legato alle Acciaierie d'Italia a Taranto e nelle prossime ore scadrà la presentazione di interesse per l'acquisizione degli stabilimenti. Sarebbero 13 gli investitori interessati. La vertenza ex Ilva, che ormai ha un percorso decennale e più, è davvero una situazione molto complessa. Noi ci auguriamo che questa sia davvero una delle ultime, diciamo, decisioni definitive in termini di rilancio dell'industria anche del paese. Cambiamo argomento, terza e ultima giornata a Bari per il forum Mediterraneo in Sanità, un sud che vale e che è pronto ad affrontare nuove sfide. E a Villa Romanazzi ancora in scena il forum Mediterraneo in Sanità per l'avvio della terza giornata. Questa mattina abbiamo ascoltato il coordinatore scientifico Francesco Albergo per tracciare, possiamo definirlo, un primo bilancio di queste tre giornate. Abbiamo ascoltato quali istanze sono state portate sul tavolo e soprattutto come la sanità del Mezzogiorno potrà cambiare a partire già da domani. Beh, da questi importanti momenti di incontro, da tante relazioni, è venuto fuori un aspetto centrale e fondamentale, quello che importanti processi di riorganizzazione nei sistemi sanitari diventano il punto di partenza per far ripartire meglio queste organizzazioni, dalle analisi di pronto soccorso piuttosto che quelle di reparto, con processi di rivalutazioni economiche, quindi una serie di proposte
dinamiche importanti che non hanno soltanto una valenza e un impatto a livello regionale ma a livello nazionale, grazie alla presenza di tantissimi relatori istituzionali a livello regionale e a livello ministeriale. Queste sono soluzioni per migliorare i servizi agli utenti, ecco, però in questo periodo in modo particolare i medici stanno soffrendo per un'altra grande problematica, ovvero quella sulla violenza che subiscono ogni giorno. Ecco, da questo punto di vista qual è la vostra posizione, qual è la posizione emersa? La violenza non è mai giustificata, ma nel contempo se si riparte di lì, e questa è stata una delle idee che è venuta fuori dal forum, dalla riorganizzazione del pronto soccorso e da una maggiore vigilanza, tra virgolette, di tutta una serie di attività e di snellimento di procedure, sicuramente ne trarremo grandi vantaggi. Restiamo a Bari, dove medici e specialisti sono stati a confronto per parlare di mieloma multiplo, le nuove terapie, un nuovo approccio multidisciplinare per migliorare l'approccio stesso alla gestione della malattia. Ascoltiamo. Multidisciplinarietà è il tema al centro del congresso organizzato a Bari sul mieloma multiplo. In Italia si contano circa 6.000 casi, una patologia che può essere combattuta grazie soprattutto alla tecnologia in ambito sanitario. Le nuove terapie cellulari immunologiche hanno infatti rivoluzionato il trattamento del mieloma, offrendo nuove opportunità di gestione della malattia. Due giorni, 20 e 21 settembre, di confronto quindi tra medici e specialisti per parlare di un progetto che si propone di affrontare le sfide attuali attraverso l'adozione di un modello di cura multidisciplinare. Mieloma multiplo è una patologia che, diciamo, è stata al centro di una rivoluzione in questi ultimi anni, perché è una patologia in cui ci sono stati innumerevoli progressi in campo terapeutico. Questo progresso deve essere comunque accompagnato da una migliore presa in carico dei pazienti, che già da qualche anno nel nostro istituto vengono accompagnati a 360 gradi grazie all'istituzione di un team multidisciplinare. E nell'ambito del mieloma c'è una vera rivoluzione in atto per quanto riguarda l'approccio terapeutico. I nuovi farmaci hanno cambiato completamente la storia della malattia, con dei risultati eccezionali. Una collaborazione interdisciplinare che favorisce uno scambio di conoscenze e l'identificazione delle pratiche migliori. C'è grandissima integrazione tra noi, gli altri ospedali che afferiscono alla rete ematologica e alla rete oncologica, ma soprattutto c'è da grande integrazione con i medici del territorio, i medici di medicina generale. Mi fa molto piacere che ci siano centri di eccellenza in questo territorio e che danno delle risposte ai bisogni dei cittadini. In realtà stiamo vedendo come le malattie sconvolgono la vita delle persone, perché ti pongono di fronte al tema della morte e della sofferenza, e i medici sono, come dire, quelli che possono dare una speranza. Cambiamo argomento. A Bari l'evento IBM per promuovere l'intelligenza artificiale a servizio delle aziende. Sentiamo. Terza tappa, unica nel sud Italia, per promuovere sul territorio nazionale le funzionalità e le potenzialità già disponibili dell'intelligenza artificiale, anche di tipo generativo, a supporto della produttività e dell'efficienza delle aziende. Si è tenuto al terminal crociere del porto di Bari l'evento IBM AI Experience Watson X on Tour. L'evento è stato realizzato in collaborazione con Confindustria, Bari e Barletta, Andrea Trani e Red Hat. Unica tappa sud, abbiamo scelto Bari volutamente perché siamo presenti qui come IBM dal 1959, grazie all'eccellente offerta formativa che troviamo in Puglia, alla ricettività del territorio a livello istituzionale e a livello appunto imprenditoriale. L'obiettivo non è portare una tecnologia fine a se stessa, ma portarla invece a quelle che sono le aziende, quindi calare qualcosa che valorizzi l'investimento pregresso delle aziende e che soprattutto vada ad aiutare le PMI a efficientare quelli che sono i loro processi di business. L'intelligenza artificiale non sarà solo il futuro, è anche il presente delle imprese. È veramente una frontiera che deve essere cavalcata.
L'intelligenza artificiale generativa offre un'opportunità senza precedenti. Entro il 2030 consentirà un aumento della produttività annua globale pari a circa 4.000 miliardi di dollari, un valore aggiuntivo che nel nostro paese raggiungerà i 290 miliardi di euro. In Italia si stima che 6 grandi imprese su 10 abbiano avviato progetti di intelligenza artificiale, ma tra le piccole e medie imprese solo il 15% sta portando avanti le sperimentazioni. L'intelligenza artificiale permette infatti alle imprese applicazioni in numerosi casi d'uso, dai più semplici ai più complessi e specifici, come il monitoraggio delle infrastrutture, che richiedono una rivisitazione profonda di processi e logiche operative. Diversi casi d'uso, tra cui l'intelligenza artificiale applicata alle immagini, nell'ambito delle opere stradali come ponti, viadotti, può essere applicata anche alle immagini satellitari. Incontro pubblico a Taranto per valorizzare un bene che potrebbe diventare un patrimonio per la riconversione e lo sviluppo del capoluogo ionico. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio. Quale futuro per Nave Garibaldi? È l'interrogativo al centro del dibattito dell'incontro pubblico organizzato dall'APS Taras 300 nel Teatro Tarentum del capoluogo ionico. Questo è un progetto, diciamo, che è partito nel 2019, ma non a caso, cioè era parte di un programma molto più ampio e più importante, che era il piano strategico di Taranto, quindi l'importanza di avere una visione. Il concetto della nave Garibaldi è legato al mare, è legato al Mediterraneo, è legato a quella che era uno degli elementi fondamentali della visione del piano strategico di Taranto, cioè di puntare sulla blue economy, su quello che è la tradizionale vocazione di Taranto verso il mare. Ci sono molte buone ragioni, spiegano gli organizzatori, affinché Nave Garibaldi possa trovare un'utile e funzionale collocazione a Taranto come attrattore economico-culturale, al fine di arricchire i nuovi scenari di riconversione e di sviluppo del capoluogo ionico. L'incontro pubblico ha infatti come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di un progetto di comunità capace di valorizzare un bene comune come l'incrociatore Garibaldi per migliorare la qualità della vita della comunità tarantina, che ha già dato e continua ancora a dare molto al nostro paese. È certamente uno straordinario attrattore economico-culturale. Questo significa aver chiamato poi il direttore di Asset per ascoltare il progetto di Asset Puglia, che già nel 2019 fu stilato. E abbiamo chiamato poi i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni e referenti del mondo del lavoro e dell'impresa. Siamo pronti perché questo progetto sia attuabile e realizzabile grazie anche al mondo dell'impresa tarantino, barese e pugliese, che credo debba fare la sua parte nella gestione di questo importante e straordinario attrattore economico-culturale. Si chiama La Puglia al Centro, un ponte sul futuro, ed è l'evento organizzato dal Nuovo Quotidiano di Puglia per il suo 45esimo anniversario, evento in programma oggi alle 18.30. Abbiamo intervistato il direttore Rosario Tornesello, sentiamo. Abbiamo pensato di fare questo evento per i 45 anni, in realtà il compleanno è esattamente il 6 giugno, perché la prima edizione era del 6 giugno del 79. Il tema è quello, porre la Puglia al centro, immaginare che possa essere un ponte per il futuro, non perché abbiamo una botta di megalomania, non solo noi come quotidiano ma come territorio, ma perché oggettivamente la Puglia in questo momento si trova al centro del bacino del Mediterraneo, per tutto quello che sta accadendo intorno a noi, non escluse le guerre che riguardano l'aggressione in Ucraina e i conflitti tra Israele e Hamas, tutto questo porta la Puglia a essere crocevia di strategie importanti, soprattutto dal punto di vista della transizione energetica. Per cui parlare della Puglia al centro e immaginarla come un ponte per il futuro e per il suo ruolo che sta diventando sempre più strategico all'interno del bacino del Mediterraneo. Abbiamo ospiti istituzionali particolarmente importanti, abbiamo la fortuna di avere il ministro Raffaele Fitto subito dopo la nomina all'interno
del governo di Ursula von der Leyen, ma prima delle audizioni in Parlamento, per cui sarà una chicca all'interno di questa serata, insieme con ruoli altrettanto importanti come quello del Presidente della Regione Michele Emiliano. Ci saranno poi anche altri interlocutori che hanno fatto della Puglia un trampolino di lancio per le loro attività, e ci sarà la conclusione anche con due espressioni del mondo artistico e musicale di straordinaria importanza come Beatrice Rana e Giuliano San Giorgi, il frontman dei Negramaro. Risparmiare acqua si può, 9 buone prassi per evitare sprechi domestici, più una che sarà scritta dagli studenti. Questa è la nuova iniziativa di AQP in collaborazione con la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale. Ascoltiamo. La Puglia chiama in cattedra i suoi studenti sul risparmio idrico. In tempi di siccità ogni goccia d'acqua risparmiata fa la differenza e nei semplici gesti di ogni giorno le gocce recuperabili sono tantissime. Basta chiudere il rubinetto mentre ci si spazzola i denti o ci si rade la barba per risparmiare 20 litri d'acqua, o fare la doccia nel tempo di una canzone, 3 minuti, per salvarne altri 100. Sono solo le prime due di 9 buone prassi quotidiane che Acquedotto Pugliese, Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale hanno raccolto con l'iniziativa Conta la goccia, risparmiare si può. La decima, quella che completerà il decalogo, potranno suggerirla direttamente le studentesse e gli studenti pugliesi attraverso una pagina dedicata sul sito di AQP. Il cambiamento climatico, ha spiegato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ci impone di tornare alla saggezza delle vecchie generazioni. Quelle che hanno vissuto la Puglia prima dell'acquedotto pugliese sapevano riutilizzare ogni goccia della poca acqua a disposizione. Nei cittadini pugliesi questo spirito è ancora vivo, visto che sono ancora i più parsimoniosi d'Italia per consumo di acqua. È fondamentale, tanto più in questo periodo di siccità, conservare questa vocazione al risparmio idrico con il coinvolgimento dei più giovani. Ci occupiamo, ha osservato Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese, di un servizio pubblico essenziale in una terra priva di risorse idriche proprie. Per noi i cittadini non sono solo semplici clienti, ma i primi alleati nella tutela dell'acqua, bene comune. L'iniziativa si inserisce perfettamente come opportunità educativa, ha commentato Giuseppe Silippo, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Promuove comportamenti virtuosi e sostenibili nell'ambito dei percorsi dell'educazione civica. L'acqua è una risorsa limitata e preziosa. Sensibilizzare al suo risparmio significa essere protagonisti attivi nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile. Torniamo a parlare del quartiere La Nera di Matera. I cittadini chiedono altri interventi. Attenzione, intanto il sindaco ha comunicato all'associazione di quartiere che la balena in vetroresina nei giorni scorsi al centro delle proteste sarà ubicata altrove. Sentiamo. Il parco a tema sulla balena giuliana non si farà nel quartiere La Nera, il cosiddetto veliero. La balena in vetroresina non sarà ubicata in quel luogo, anche a seguito di alcune proteste che hanno animato i mesi scorsi. La notizia è stata comunicata dal primo cittadino di Matera, Domenico Bennardi, all'associazione Quartiere La Nera, che ha diffuso una nota stampa per anticipare la convocazione di una conferenza stampa prevista lunedì 23 settembre e per commentare la notizia, chiedendo altresì ulteriore attenzione alla necessità di riqualificazione del luogo e per la disponibilità di spazi già individuati e accessibili, attrezzati per i ragazzi del quartiere. Caro sindaco, si legge nella nota firmata dalla presidente Rosalba Matera, esprimo innanzitutto il nostro plauso, mio personale, quello dell'associazione e, mi pare poter affermare, quello della maggior parte delle famiglie del quartiere e dell'opinione pubblica avvertita, per la decisione di spostare alcuni elementi assai ingombranti del cosiddetto parco a tema sulla balena giuliana in altro sito. L'associazione chiede al sindaco quindi un ulteriore incontro per valutare l'entità e la qualità degli interventi che si stanno programmando nell'azione di riqualificazione del parchetto del quartiere La Nera. Nel promemoria delle azioni censite dall'associazione figurano la manutenzione ordinaria e straordinaria del quartiere, ormai inevitabile e non più rinviabile anche per gli effetti che potrebbe procurare alle zone circostanti, ad esempio l'inutilizzabilità della rete delle acque bianche, che provoca danni immediati al quartiere, ma anche effetti di lungo periodo alle aree residenziali. Rio Nero in Vulture al via la 3 giorni della sfida del Torchio in diretta su TRM Network oggi alle 16.
Gare, degustazioni e tanto, tanto divertimento. Si apre una 3 giorni intensa a Rionero in Vulture, la capitale dell'Aglianico, 20, 21 e 22 settembre all'insegna della sfida del Torchio. Seconda edizione con 20 comuni dell'area del Vulture a sfidarsi in una serie di competizioni con Sua Maestà il vino principe, o per meglio dire Sua Maestà l'uva, che qui è nata, qui viene coltivata ed è conosciuta in tutto il mondo. Siamo pronti a viverla in diretta su TRM Network dalle ore 16 di questo venerdì e lo faremo anche per i prossimi giorni con interviste, contributi e soprattutto il live proprio della piazza e delle squadre partecipanti. 3 novità 2024 provengono anche da fuori regione. Siamo ben contenti di ospitare i paesi che con noi vogliono divertirsi in tutta la sportività necessaria e soprattutto per il piacere di stare insieme e di condividere quelli che sono stati, diciamo così, il senso dei nostri genitori, il senso di quello che è il Torchio legato a tutta la festa dell'uva. I punti di forza della squadra rionera è il gruppo, è la forza che chiaramente i ragazzi riescono a trasmettersi fra di loro. Poi ci sono quelli un po' più anzianotti come me che tendiamo di dare il giusto equilibrio. La squadra è composta tra bambini, diciamo ragazzi fino a 18 anni e persone adulte. Siamo all'incirca 35 persone che ci alterniamo su tutte e quattro le competizioni, più quest'anno c'è l'altra competizione, quella dei bambini, che piceranno l'uva domenica mattina. E noi il vino l'abbiamo sempre fatto in casa, quindi il nostro punto di forza è quello, perché non è una cosa nuova, è una cosa vissuta specialmente dai più grandi. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.